Bene, vi ringrazio per essere qua. Ho ritenuto convocare questa conferenza stampa perché ritengo giusto fare alcune precisazioni e spiegare alcune cose. Però prima vorrei partire da un presupposto. In questi giorni sono rimasto anche in silenzio perché la prima preoccupazione in questa delicata vicenda che ho avuto è stata quella di tutelare il giovane ragazzo. Questa è stata la prima preoccupazione perché, essendo una questione delicata, il rischio dell'elevata mediaticità che inevitabilmente certi aspetti assumono mi hanno portato ad ottenere questo comportamento di responsabilità. Ho assistito lo stesso in questi giorni a diverse ricostruzioni dei fatti, molte non sempre rispondenti alla verità. Questo è un altro elemento che poi inevitabilmente ha portato anche a reazioni, in alcuni casi ricercate, in alcuni casi anche organizzate. Però ecco, quando un'informazione non parte nella maniera più corretta, inevitabilmente suscita reazioni conseguenti. Poi, in queste ultime ore, abbiamo visto che il giovane maggiorenne ha scelto di stare sulla scena, che io rispetto, ci mancherebbe altro, e quindi anzi ascolto anche le cose che dice. Quindi dopo le interviste ascoltate, ho visto anche le prese di posizione di diversi personaggi, ma anche le inchieste televisive come quella delle Iene di ieri, che hanno fatto emergere anche altri aspetti che non erano state toccate quasi da nessuno, anche dagli organi di informazione, che non sono banali, che portano anche ad altre verità. Quindi ho ritenuto opportuno fare chiarezza, sento il dovere di fare chiarezza e riportare a quella che è stata la sequenza dei fatti. Quindi ricostruire i fatti, così come si sono svolti nei vari giorni, e poi anche alcune considerazioni. Allora, infatti, per quello che riguarda i fatti, la sequenza, va detto che il giovane non è stato prelevato da scuola, perché la prima informazione faceva riferimento a questo, che il giovane fosse stato prelevato di forza dalle forze dell'ordine. Non è così, anzi, quando sono arrivate le forze dell'ordine il ragazzo stava uscendo insieme ad un medico, per cui non, quindi la conferma che il TSE non è legato alle vicende della scuola, al fatto che non indossasse la mascherina, perché tutto parte con questo abbinamento delle cose. Quindi questo va sottolineato e va chiarito e va spiegato bene, perché altrimenti si crea un'immagine non rispondente alla verità. La richiesta di TSE parte dall'ospedale, dal pronto soccorso, dove il ragazzo era arrivato volontariamente, e quindi parte. Dopo, su questo io non è che posso entrare nel merito, ovviamente per le ragioni che voi tutti conoscete, i medici sono sia quelli del pronto soccorso che quelli specialistici che hanno fatto avanzato la richiesta del TSO. Quindi questo ci tengo a sottolineare, non è legato a quanto è accaduto nella scuola. Per cui è una conseguenza, però. Sì, però per quello che mi riguarda io non ho uno prende coscienza delle richieste, dei fatti che si susseguono, che si verificano. Sono due momenti separati. Due momenti distinti e separati, questo va sottolineato. E per quello che riguarda ovviamente il sindaco, sta nei compiti di un sindaco o di un suo delegato firmare i TSO, come accade ogni volta che si verificano questi casi. È chiaro che queste cose si fanno tenendo conto di quelle che sono le richieste dei medici. Posso fare un paragone, forse non è il più appropriato, però tanto il sindaco non ha le competenze e non è un medico, è un po' come se degli ingegneri, fra l'altro non uno, più proprio per la tutela ci devono essere più pareri, e inviano una perizia che c'è un ponte che rischia di cedere o c'è una struttura che rischia di crollare, il sindaco inevitabilmente non è che mette in discussione
le perizie, provvede con un'ordinanza, l'emissione di un'ordinanza di vieto di accesso o di sgombero di un... Questo per dire insomma qual è il ruolo da dove si parte. Quindi questo è un aspetto che vorrei che si capisse e fra l'altro devo anche dire in queste ore ci sono state anche tante prese di posizione, tante anche polemiche, anche nei miei confronti, ma devo dire queste sono quelle rumorose, in alcuni casi anche organizzate, però altrettanto silenziose, ho avuto tante attestazioni, tanti messaggi di vicinanza di molti colleghi, perché questa cosa ovviamente la vivono tutti, non sono delle eccezionalità, sono, è chiaro, sono sempre eccezionalità per carità, però fanno parte di questo ruolo. Alcune considerazioni veloci. È chiaro che anche alla luce di quanto emerso dal servizio delle Iene di ieri si è capito che c'era anche una ricerca di una platealità comunicativa su questa vicenda, cercare di fare clamore, io questo sta nelle cose per carità e si rispettano. Poi emergono anche figure, anche alcuni condizionamenti che ci sono stati, che magari portano a determinare determinati obiettivi, e penso anche a una prima comunicazione abbinata a determinate corrispondenze che non erano veramente la realtà dei fatti, sia stata anche questa ricercata. È chiaro poi quando ci sono queste situazioni c'è anche una strumentalizzazione, anche politica, l'avete visto. Quindi ecco, tutto va riportato nella chiarezza, fra l'altro poi con il passare del tempo le cose si evidenziano e c'è una ricostruzione, poi rimane sempre, questo va detto, cioè, comunque rimane una delicatezza, rimangono delle situazioni di sensibilità che ovviamente non possono essere portate alla luce del sole, però, e su questo io ne sono contento, ci sono anche verifiche nelle sedi opportune con gli organi competenti che faranno il loro corso, e questo aiuta a fare anche una chiarezza, e il tempo poi è sempre galantuomo e riporterà la realtà dei fatti. Però ecco, ci tengo a sottolineare questo aspetto, e la conferma è anche tanti colleghi, c'è chi lo ha fatto pubblicamente, però che conoscendo anche come funziona un TSO hanno compreso, poi si possono fare sempre tante valutazioni per carità. E il ruolo del sindaco è un ruolo complicato, leggevo proprio questi giorni un servizio di Ippolito che diceva il difficile ruolo del sindaco, non è un caso che è sempre più difficile trovare persone disponibili a svolgere questo ruolo, perché si fa incetta di denunce, perché si è sempre in una fase sempre al limite del dover assumere delle responsabilità che in alcune case vanno al di là di quella che è la propria volontà. Quindi era questo, ci tenevo a sottolineare questo aspetto, perché poi rimanere in silenzio si può essere interpretato anche in modo sbagliato. C'è un rispetto verso un giovane, quindi io la prima preoccupazione che ho avuto è stata proprio quella di tutelare, perché le situazioni poi, per carità, ripeto, nella delicatezza, poi ci sono ovviamente altre istituzioni, altri soggetti che hanno loro responsabilità e loro competenze a cui spetta magari dove possono farlo, perché qui c'è un altro problema, che alcune spiegazioni, mentre alcune critiche possono arrivare con semplicità, alcune spiegazioni non possono essere riportate perché hanno una discrezionalità, un rispetto della privacy e una competenza che non è ovviamente mia, e quindi spetterà loro esprimersi. E quindi qui si è fatto volontariamente al soccorso? Volontariamente, guardi, no, adesso io parlo per la parte che riguarda eventualmente abbinamenti con l'amministrazione, perché quando la Polizia di Stato e i Vigili Urbani sono arrivati, il ragazzo stava uscendo con il medico, fra l'altro da un'altra parte, quindi non hanno neanche accompagnato il ragazzo a scuola, ma questo poi è dimostrato anche
dalle vicende precedenti, perché non era la prima volta che si verificava questa cosa, erano più volte e ogni volta, anche perché è un ragazzo maggiorenne, si è sempre conclusa nella condivisione, sempre uscito senza forza, in maniera consensuale. Come? Questo ovviamente sì, questo sì, ovviamente non posso sostituirmi al responsabile, è la scuola, ovviamente è partita una chiamata dalla scuola, al 112 e che poi ovviamente in automatico partono determinate chiamate, però ecco, sono cose che vanno al di là e questo va fatto chiarezza perché sembrava che ci fosse stato un intervento con la forza, questo ormai è appurato, dichiarato da più parti, da tutti, e quindi perché tutto era partito da questo aspetto. Però quella bilancia è stata firmata con quella di TSO, perché i medici che cosa hanno detto? Cioè, beh, questo non bisogna chiedere ai medici. Questo bisogna capire. Si dettaglia per mai. Posso intervenire per cercare di fare anche chiarezza? Per distinguere questi due medici? Sì, sì. Scusate, io sono arrivato dopo, lei è? Io sono Cristian Amato, portavoce del sito. Ah, si riconosce la Lorenzo Fontana, quella di la, diciamo così, versione dei fatti che si è affermata sulla stampa è sintetizzabile in partita all'ordinanza del sindaco per far prelevare a forza un ragazzo che si rifiutava di mettere la mascherina in classe. Questo è quello che si è affermato. I fatti sono andati in maniera diversa, nel senso, il ragazzo non è stato prelevato a forza dall'istituto. La direzione, la preside ha chiamato, come era successo altre volte in precedenza, ha richiesto l'intervento delle forze pubbliche perché il ragazzo si rifiutava di mettere la mascherina. Il ragazzo è un maggiorenne, quindi questo non è secondario, nel senso che la sua volontà conta. E alla richiesta dell'istituto scolastico hanno risposto le forze dell'ordine e l'autorità sanitaria. E sono arrivati in due momenti diversi. Nel momento in cui arriva la polizia municipale e le forze dell'ordine, il ragazzo aveva già incontrato i referenti sanitari e volontariamente, perché altrimenti non avrebbe potuto, diciamo così, essere accompagnato a forza all'ospedale, volontariamente ha deciso di recarsi assieme al personale medico all'ospedale. Quindi il TSO non è partito per costringere il ragazzo ad andare all'ospedale o diciamo così per consentire alle forze dell'ordine di prelevarlo a forza dall'istituto, ma per ragioni sue ha deciso, o si è lasciato convincere o ha convenuto di seguire il personale medico presso la struttura ospedaliera. La richiesta di TSO nasce da quello che succede, dai fatti che si svolgono all'interno dell'ospedale del pronto soccorso. E lì interviene, su richiesta del personale medico, diciamo così, nasce l'intervento, la richiesta di intervento del TSO. Quindi questo è la storia, diciamo così, come si è svolta nella realtà, al di là delle semplificazioni giornalistiche. L'altro aspetto che sottolineava il sindaco, che emerge anche dall'intervista di ieri sera dal servizio delle Iene, è che il clamore mediatico che inevitabilmente ha suscitato questo fatto, questo intervento, è, diciamo così, era atteso, se non diciamo, preconfezionato. Perché nell'intervento anche del consigliere costituzionale, credo si faccia individuare, anche ieri sera, cioè dal terzo minuto in avanti dell'intervista delle Iene, spiega chiaramente che l'intenzione era quella di avere una rilevanza pubblica nell'iniziativa che si stava mettendo in piedi. Tant'è che era già stato avvertito un giornalista, dice, e un fotografo che erano appunto all'esterno dell'istituto scolastico, che aspettavano che il caso si manifestasse. Quindi è una rilevanza mediatica perché l'argomento si presta, ma è stata cercata, è stata forse anche costruita. E siccome il momento è particolare, il tema è sensibile, sarebbe bene affrontarlo nella chiave giusta, spiegando, diciamo così, i fatti nella loro sequenza lineare.
Allora, volevo dire questo. No, volevo chiedere una cosa e parla a te. Dalla mia lunga, quindi se vuoi parlare. No, io volevo capire questo. Cioè, lei è stato informato che si trattava di un TSO, cioè di un ragazzino di 18 anni e con una situazione che era partita dalla scuola e poi si era, insomma, evoluta ed era finita al pronto soccorso. Guardi, dopo è chiaro che tutte le cose, ovviamente si raccolgono informazioni e si affrontano, però la posizione del sindaco si basa su quelle che sono le indicazioni dei medici. Sì, però lei ha 48 ore di tempo per decidere. Sì, questo è vero, ma c'è anche un altro elemento. Se uno non... dopo sono tutte valutazioni, è chiaro, con il senno di poi è tutto facile, però... Ci sono valutazioni anche in senso opposto, perché queste misure richieste dai sanitari sono in tutela della persona, quindi uno poi non ha la competenza nel grado di entrare nello specifico, questo vale per chiunque svolga questo ruolo, perché c'è anche una preoccupazione che uno possa farsi del male, se poi uno non segue le indicazioni dei sanitari e succedono altre cose, poi le interviste sarebbero di carattere opposto, diverso. Quindi tutto è discutibile per quello che mi riguarda, come riguarda tutti coloro che si trovano in questa situazione, non posso non tener conto di quello che è il giudizio espresso da chi ha competenza. Allora, volevo dire questo, noi questa conferenza la ascoltiamo non il giorno dopo, ma una settimana dopo. Nel frattempo molte cose sono state messe a fuoco, e devo dire che purtroppo non corrispondono totalmente a quello che voi qui state dicendo, cioè le cose più significative non sono state da voi comunicate in questo momento. E intendo dire precisamente questo, innanzitutto chiaramente l'onda della protesta ha assunto tante forme, quindi solo perché adesso, solo perché l'ho verificata ieri, non lo sapevo, l'ho scritto oggi, è scontata la solidarietà al sindaco per gli atti di intimidazione e anche di minacce che sono state segnalate nei suoi confronti sui social, che ho potuto verificare. Anche arrivano telefonate, le ultime anche. Che sono vere e sono assolutamente inaccettabili e ci pongono al di fuori una convivenza civile. Detto questo, però, la questione è estremamente sensibile, perché qui non stiamo parlando semplicemente di una cura, ma stiamo parlando di una limitazione della libertà personale che è costituzionalmente garantita, che è l'estrema ratio sia nell'ordinamento in generale per i reati che devono essere autorizzati da un giudice oltre al PM, sia tanto più nelle questioni sanitarie. E così prevede la legge, che prevede di ricorrere a questo quando si sono esperite soluzioni alternative e che non sono adeguate. Allora, la questione è molto sensibile perché su questo punto il sindaco è stato contestato direttamente in sede istituzionale con un ricorso al tribunale che è anche contro il sindaco di Fano dall'associazione che si occupa da 27 anni di abusi psichiatrici, per Ecco Viola, in cui avvocato sostiene che non è assolutamente vero ed è un errore madornale ritenere che il sindaco nella sua funzione debba meramente fare un atto dovuto, come è stato detto, perché il sindaco è la legge autorità sanitaria locale, quindi, come peraltro è comprovato da una giurisprudenza, deve svolgere la verifica che ci siano i presupposti di legge, che sono tre: la patologia psichiatrica, l'urgenza di interventi terapeutici e la mancanza di alternative extraospedaliere. Allora, sospendendo la patologia psichiatrica, perché giustamente non è nelle sue competenze, non si chiede di fare un'altra perizia, ma gli altri due, in base ai fatti, insomma, il telefono viola dice che non ce n'è nessuna delle tre, per essere chiari, ma in base a quello che una persona comune, e questa è un'attività che un giornalista fa tutti i giorni, per cui parlo, insomma, non dico a ragion veduta perché non sono sindaco, però con un minimo di cognizione, le altre due si possono verificare, e dice che l'autorità sanitaria è tale perché deve garantire che sussistano. E quindi quali erano questi interventi terapeutici urgenti che lui ha rifiutato? Non sono indicati, c'è una giurisprudenza della Corte di Cassazione che dice che non sono valide le definizioni stereotipate e sintetiche. Quelle sono due frasi sintetiche, è uno stereotipo, l'ho letto, è uno stereotipo, due frasi basta. E devono essere calate sul soggetto dicendo specificamente lui che patologia ha e che cosa ha rifiutato.
E poi non si dice naturalmente quali erano le alternative extraospedaliere e perché non sono percorribili. Quindi questo già è motivo di censura del provvedimento che lo rende, secondo costoro, illegittimo. Ma qui interviene il giornalista e le devo dire, con dispiacere, che quello che dite è che all'inizio è stata una informazione deformata, è vero forse proprio per il primo giorno, poi è stato corretto. Deformata ma semplificata. Ecco, semplificata. Invece dopo è stata fatta una deformata da parte delle fonti istituzionali, seppure in via informale. Allora è stato detto, mi è stato rilanciato da due fonti, e quindi il sindaco sa che non mi invento le cose, che poi è stato assunto il provvedimento perché il TSO, perché al pronto soccorso, diciamo, questo ragazzo ha dato le escandescenze, ha assunto degli atteggiamenti intemperanti molto gravi che hanno giustificato questo provvedimento. Mi è stato detto da due fonti istituzionali, per cui risultava credibile. Invece poi verificando è venuto fuori che queste intemperanze sono legate al momento in cui gli hanno somministrato il tampone, che da protocollo in ospedale si fa quando uno deve essere ricoverato e non prima, per una visita che lui doveva svolgere andando al pronto soccorso non è necessario. È riscontrato da due fonti indipendenti, tra cui l'ultima, la sua, che è un soggetto comunque lucido e sicura le sue idee, che lui ha dato in escandescenza e l'ha pure raccontato quando gli hanno detto che l'avrebbero ricoverato e quando è arrivata l'ordinanza del sindaco. Quindi questa ricostruzione, che è stata accreditata in maggio in buona fede, è falsa, perché lui non è questa la causa del TSO, perché non può esserlo, perché è accaduto dopo. Quindi non resta un'incognita che cosa abbia fatto e soprattutto non è confermato che lui avesse queste esigenze in maniera conclamata, perché mentre il TSO dura una settimana, solitamente per legge, è stato dimesso al quarto giorno, dopo che tra l'altro è andato il senatore Siri, il quale aveva detto faccio un'interrogazione, quindi ha attivato la filiera istituzionale della regione, quindi si facevano accertamenti, per cui ha cominciato a pensare, evidentemente qui la cosa si fa pesante, e è dimostrato anche questo, che a psichiatria non gli hanno fatto nessuna terapia farmacologica, quindi è stato tenuto lui lì privato della libertà, che è l'estrema ratio sia dal punto di vista giudiziario sia dal punto di vista sanitario, non si capisce per cosa, e questa è una ulteriore prova. Chiudo sull'impostazione delle Iene, che passa per essere una trasmissione irriverente e coraggiosa, invece dal mio punto di vista, che è quello professionale giornalistico, ha fatto un pessimo servizio, perché ha rilanciato dei pregiudizi che servono per fare confusione e impedire di accertare che cosa è avvenuto e chi ha abusato del proprio ruolo. Perché addirittura si dice, rilanciando notizie che sono state pubblicate, non troppo, però qualcuno l'ha detto e qualcuno l'ha pubblicato nel servizio, che sembra che ci sia un'indagine per plagio su questo che si è prestato a fare il cicerone della vicenda, che naturalmente non era quel suo ruolo, perché non stiamo parlando di questo, e sembra che ci sia un'indagine per plagio. Allora, giornalisticamente l'indagine o c'è o non c'è, sembra, si dice al VAR, e non in un medium che ha una diffusione nazionale. Addirittura questo poi viene messo nel lancio sul sito web, nel titolo, con un punto interrogativo che non è un attenuante per dire forse non è, ma è un dubbio corrosivo che si insinua e che serve a screditare tutto quello che viene dopo, all'inizio e poi si dice alla fine. Allora vi dico solo questo, che dovreste capire se non lo sapete, perché insomma si dovrebbe sapere, tanto più è grave che si scriva e si dica, perché l'ha detto la presse, l'ha detto altro, è stato scritto, il plagio non esiste come reato nel nostro ordinamento da 40 anni. Nel 1981 è stato giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, quindi è impossibile che ci sia un'indagine per plagio. È stata rilanciata dopo una settimana, quando sono emerse nel frattempo una serie di carenze su tutti i livelli, dalla polizia, i medici e purtroppo da questo punto di vista anche il sindaco. Non esiste, costui potrebbe essere indagato solo per istigazione al reato o per concorso al reato, ma il ragazzo non ha fatto nessun reato. Ha solo esercitato un diritto di protesta costituzionalmente garantito, l'articolo 21, e ha forzato un po' le norme.
L'ultima lettura molto precisa di questo me lo dà l'assessore regionale alla sanità, che è competente per la sanità, e dice che il TSO è un atto abnorme. Però dice: io sono anche vice questore aggiunto e parlo anche con la competenza di un funzionario di polizia. La polizia, se va a scuola e rileva il ragazzo che non ha la mascherina, gli poteva e doveva fare per 5 volte, come lui ha fatto, una multa, che è una sanzione amministrativa perché era entrato in classe senza mascherina come prescritto. Ma non lo poteva portare fuori. Torniamo ai fatti. Cioè, No, ma 5 volte, io ho detto scuola, polizia, ospedale e sindaco. Allora, finisco il concetto. Lui dice, Saltamartini, dice: si è incatenato alla sedia, ma questo non è un reato. Lo potevano portare fuori se faceva chiasso, disturbava un reato. Adesso diventa la controconferenza. Interruzione di pubblico servizio. Quindi, per dire, le irregolarità sono state multiple e non si capisce perché è sfuggito di mano, perché non, il ragazzo ammette che è andato perché gli hanno detto che gli spiegavano come funzionavano le mascherine, e questo vi dovrebbe chiarire insomma l'approccio. Sta di fatto che c'è una serie di carenze su cui forse qualcuno farà chiarezza, perché si saranno esposti interrogazioni eccetera. Mi pare che sia una foglia di fico arrivare dopo una settimana e dire che la colpa è di Lamberto Roberti, perché le Iene hanno abboccato all'esca di uno che ha l'occasione per farsi noto, il quale, confermo perché mi risulta, aveva organizzato una presenza dei giornalisti davanti perché lui voleva, secondo le sue idee, ma anche qui siamo nell'ambito di un esercizio legittimo del pensiero, cogliere l'occasione per rendere noto che c'era un ragazzo che non voleva mascherina e non poteva andare a scuola, punto. Ma è una notizia, noi siamo andati perché è una notizia. Ma è anche vero che non se l'è inventata lui, perché era la quinta volta che lo faceva, se no l'avrebbe fatto per la prima. E lui ha chiamato i giornalisti. Se uno che fa un plagio, anche se non è più reato, dice che condiziona, si guarda bene di mettersi in mostra, credo. E poi ho ricostruito che il ragazzo e questo si sono incontrati perché, e chiudo, nel febbraio scorso, quando ha letto che c'era questa manifestazione degli oppositori alle misure restrittive, lui da fan è andato in bicicletta fino al Teatro Rossini di Pesaro e li ha incontrati. Poi, chiaro, si sono ritrovati. Questa persona non mi pareva vero di poter spiegare a un ragazzo giovane che aveva un'idea simile alla sua quali erano le regole. E però è qui, e non si può prendere questo pretesto per dire che la conseguenza è stata la sua, perché non è vero. È vero assolutamente. Quel ragazzo poteva uscire e poi tornare a casa come le altre volte, se è uscito volontariamente, punto. Non abbiamo detto questo, spiegare proprio questo, che le cose non sono legate, perché c'è stata una prima descrizione e tutta la sommossa, dobbiamo riconoscerlo anche nei miei confronti, parte da questo presupposto, che la prima, io non dico che sia, non mi rivolgo a nessuno, c'è una narrazione, una prima narrazione che abbinava questo provvedimento al comportamento a scuola, e questo giustamente l'analisi fatta non fa una piega. Giustamente si evidenzia una serie di aspetti, qui però c'è un tema sulla quale il sindaco non può intervenire, determinate spiegazioni non le può dare, perché c'è un'analisi corretta, però ci sono delle ragioni che sono documentate, saranno presentate nelle sedi opportune, che non possono essere presentate, ovviamente questo è comprensibile, anche nel rispetto di una persona, determinate ragioni. Sì, e quello limita... ha violato anche la riservatezza perché ha mostrato il certificato. Quindi certo, io mi arrabbierei. Sono io responsabile, che sono il giornalista di quello che pubblico, non chi mi dà le cose. A me può servire per farmi un'idea, ma io non devo violare la legge. Certo. Io infatti mi metto dall'altra parte, mi arrabbierei molto che se escono determinate informazioni sensibili che nuociono anche alla persona. C'è un elemento, mancano elementi di valutazione proprio perché c'è una voce che non può essere quella del sindaco che spiega determinate richieste, però ripeto, saranno nelle sedi opportune, come giusto che sia. Io sono il primo ad essere contento. Poi, se volete, c'è anche una riflessione, fra l'altro guardavo, visto anche questo interessamento di un senatore della Repubblica, e proprio il suo gruppo tempo addietro aveva presentato delle proposte di ripensamento dell'istituto del TSO, perché queste sono anche occasioni per dimostrare le debolezze che certi strumenti hanno, perché bisogna mettere nelle condizioni tutti di poter esercitare, e lei lo sa benissimo che non, quando sono complessità e delicatezze come queste. Per cui l'obiettivo di oggi era intanto fare una chiarezza, ma non tanto a voi che
ovviamente giorno dopo giorno seguite direttamente le cose e le avete comprese, ma nella narrazione pubblica passa un messaggio che rimane indelebile, se non anche con le spiegazioni, il rischio che rimanga nel tempo, e questo francamente ha necessità di avere una sua chiarezza. Poi ci sono una serie di aspetti che vanno sviscerati nelle sedi opportune proprio per una delicatezza e una sensibilità di informazioni che non possono essere diffuse, le possono fare solo gli organi competenti, e non sono certo io la persona che ha anche la competenza scientifico-medica per dire determinate cose, però concordo con un'analisi e di un percorso in fatto. Risposta anche ad una parte delle questioni, perché oltre alla ricostruzione giornalistica c'è il fatto che il TSO è stato richiesto per quanto succede all'interno dell'ospedale. Quindi, esatto, però mancano degli elementi. Il sindaco riceve. Ecco, questa è la dimostrazione, ma perché si rincorrono quando certe notizie non possono essere palesate, certe informazioni. C'è il vocis populo, che qualcuno io ho sentito dire, ho detto, e passano delle informazioni. Tant'è che la prima informazione. Sì, perché no, perché anche alcune fonti istituzionali, alcune persone, se non sono lì, che non conoscono, non svolgono un determinato ruolo, certe cose non le conoscono. E allora anche le fonti istituzionali sono persone in carne ed ossa che riportano delle voci, delle informazioni che in buona fede ritrasmettono e rischiano di creare ulteriore confusione. Senta, però al di là della sequenza dei fatti, sì, e del caso specifico, cioè quello che colpisce ognuno di noi è che un ragazzo di 18 anni che frequenta una scuola superiore, come ce ne sono tanti, ecco, non ha trovato nelle istituzioni scolastiche e istituzioni comunali nessuno che diciamo in qualche modo lo tutelasse. Ecco, questo è quello che adesso, e poi anche le istituzioni sanitarie, cioè io penso che di tutta questa vicenda, al di là poi, no, di come sono andati gli eventi, quello che colpisce ognuno di noi è che quel ragazzo potrebbe essere, no, il figlio di ognuno di noi, e che questo, cioè, ci sono, c'è, cioè, un ragazzino, è vero che è maggiorenne, ma comunque stiamo parlando di uno studente, no, che si è appena affacciato alla maggiore età, che non ha trovato comunque nessuna forma di tutela. Cioè, questo apre poi tutta una serie di riflessioni vere che vanno affrontate su una serie anche del disagio che ci può essere, di alcune vicinanze che vanno costruite, e su questo dico anche gli episodi aiutano anche a fare ulteriori riflessioni. Però anche qui manca sempre un pezzo, cioè, o c'è anche un po' di fiducia, sempre scontato che quando ci sono le persone possono esserci sempre degli errori, per carità, io non entro nel merito perché poi non spetta a me, però manca sempre un pezzo della riflessione, perché anche certe scelte sono la conseguenza di alcune riflessioni, di alcune verifiche, di alcune informazioni che a molti, anzi a quasi tutti, mancano. Ecco, questo lo dico perché sono fondamentali per le riflessioni. Poi chi avanza delle osservazioni lo fa con le informazioni parziali che ha, e ci stanno tutte legittime, e tutte noi guardiamo con attenzione, perché poi alla fine anche il sindaco è interessato a capire tutti gli svolgimenti, anche con i nostri compresi, perché non è che ognuno poi ha un ruolo, ha delle competenze che cerca di espletare. Però ecco, questo che ci tengo, alcuni elementi vanno chiariti, e oggi l'abbiamo fatto, ma con la luce del giorno. Il problema è farlo arrivare anche a tutti, perché questo è importante. Poi so benissimo che ci sono gli odiatori, sono quelli che creano una rete, e noi vediamo anche alcune comunicazioni, anche di messaggi, seguono una regia mirata. Poi c'è anche gente spontanea che ovviamente dà una prima impressione, che ha avuto dal primo messaggio ovviamente è rimasto indignato, ed è anche comprensibile, perché poi queste cose toccano a tutti, non, poi ci conosciamo, sappiamo anche le sensibilità che ognuno di noi ha. Però ecco, vanno chiariti alcuni aspetti su
i vari passaggi ci sono stati. Ci sono una serie di elementi che inevitabilmente richiedono una riservatezza e verranno affrontati nelle sedi opportune, e c'è anche una necessità di riflessione complessiva, e io dico, e qui lo dico da rappresentante politico, e mi farebbe piacere che anche quei rappresentanti che si sono adoperati, che aprissero anche una riflessione sull'istituto del TSO, perché secondo me merita una riflessione anche alla luce delle cose che ovviamente questo ha avuto un effetto mediatico di un certo tipo, abbinato alla mascherina, abbinato al periodo. Ma se guardiamo in giro per l'Italia, ho letto anche, poi adesso ovviamente ci faccio attenzione, ci sono stati altri casi ad Agrigento di giovani che hanno avuto provvedimenti di questo tipo, che ovviamente non hanno avuto questo clamore perché non aveva avuto questo abbinamento, ma il tema rimane, e secondo me quella sarà una riflessione che andrà fatta, fra l'altro anche a livello di ANCI queste cose andranno segnalate, perché in tanti incontri tanti colleghi si sono sempre posti il problema sulle responsabilità e sulle situazioni difficili da affrontare e non sempre con gli strumenti appropriati. Questo. Perché appunto c'è un incrocio tra l'esigenza di interventi terapeutici urgenti chiesti con TSO e dimissioni anticipate da parte dell'ospedale che certifica non abbiamo fatto le terapie farmacologiche. Quindi però, il timore che non ci sia altro che sarebbe grave, molto grave. Però rifaccio notare che la richiesta di TSO nasce in un contesto ospedaliero, cioè oltre diciamo così ad esserci diciamo così ad essere corredata la richiesta dai due pareri previsti per legge dai due referti medici, la richiesta di TSO nasce all'interno di un pronto soccorso, quindi dove personale medico è presente, sono in grado di valutare la situazione e chiedono motivatamente l'intervento al sindaco. Un altro aspetto, in risposta anche alla questione sollevata della capacità di seguire o interloquire con il giovane, che è un maggiorenne, quindi capace di intendere e di volere e di determinare la propria volontà. Gli episodi precedenti, perché aveva già manifestato, aveva già in altre occasioni manifestato la sua contrarietà all'uso della mascherina, siano risolti in maniera del tutto pacifica, cioè dove le forze dell'ordine erano intervenute e interloquendo col ragazzo, dopo averlo probabilmente invitato a indossare la mascherina e riprendere le lezioni o uscire dall'istituto per far riprendere le lezioni, il ragazzo di sua spontanea volontà ha fatto la scelta che riteneva più opportuna. È andato così anche nell'ultimo caso fino a un certo punto della storia, perché quanto sia volontariamente, perché altrimenti non avrebbe, non ci sarebbero stati. No, è andata così, che il ragazzo dice testualmente: mi hanno detto che mi spiegavano il funzionamento delle mascherine, mi sono fatto convincere a seguirli perché tanto c'erano le forze dell'ordine che altrimenti mi avrebbero portato. Però nessuno lo ha costretto con la forza, da quanto si apprende e da quanto risulta. Stiamo facendo tutti questi sottolineature formali, eccetera, sono ragazzi cent'anni, che è finito in mezzo a una roba molto più grande di lui. Qui il soggetto che manca, che non era nell'intenzione della conferenza stampa, naturalmente è la scuola, perché quello che ho verificato nell'occasione, perché non lo sapevo, non occupandomene, però è stata diciamo l'occasione propizia per farlo, è che il ragazzo dice, non solo l'avvocata sua ma anche l'assessore regionale alla sanità, che rivendica quelle competenze che vi ho detto, compreso quella di ex sindaco e di docente di diritto costituzionale, mi hanno chiarito che il ragazzo a scuola poteva stare, anzi doveva stare, perché l'allegato del decreto riferito alla scuola stabilisce che in condizioni di staticità, garantendo un distanziamento di almeno un metro, si può stare senza mascherina, la quale è obbligatoria nelle transizioni, nei luoghi comuni dove non si può garantire il distanziamento. Quindi per questo è entrato senza mascherina, gli si poteva fare la multa, ma lo dovevano, non potevano, dovevano lasciar lì, perché lui rivendicava un diritto che è altrettanto costituzionale
costituzionale all'istruzione. E poi è veramente curioso quello che ha detto il senatore Siri, che l'ha rilanciato sui social. Questo ragazzo mi ha detto che era tenuto in DAD permanente, che ogni tanto andava a scuola anche perché con la DAD non interrogavano, voleva essere interrogato ed entrava a scuola. Quindi questo è un segno di come non c'è una minima flessibilità. La scuola, secondo me, in quel caso non ha svolto la sua funzione di accogliere, spiegare, istruire, si è chiusa perché le regole sono queste, che poi non sono quelle, ma sono quelle imposte e decise lì, l'ha respinto e il frutto è stato questo, addirittura, che è finito in psichiatria. Però parliamo di altri. Va bene, io vi ringrazio per la vostra presenza.